quando il reato di maltrattamenti in famiglia non sussiste e quando vi può essere la concreta possibilità di essere assolti, ne parliamo in questo video. Ciao a tutti, io sono Francesco D'Andrea e sono un avvocato penalista. In parole semplici, assicuro la miglior difesa a tutti coloro che stanno vivendo un orrore giudiziario. Anche i sassi ormai sanno che si realizza nella realtà fenomenica il reato di maltrattamenti in famiglia quando all'interno delle mura domestiche un coniuge compie nei confronti dell'altro coniuge dei maltrattamenti fisici e psicologici. Fisici, botte da orbi. Psicologici, offese, parole ingiuriose, umiliazioni di ogni genere. Nella maggior parte dei casi, però, il reato di maltrattamenti in famiglia compare quando si è in corso di separazione. Quindi il reato compare se vi è la separazione tra i coniugi. Il reato non compare quasi mai se non c'è separazione. Il che significa che molte volte la denuncia per maltrattamenti in famiglia potrebbe essere strumentale all'ottenimento di condizioni di separazione più vantaggiose. Ecco perché in questi processi occorre essere molto vigili e quando ci si difende occorre dimostrare la pretestuosità delle accuse. Ma al di là di questo occorrerà impostare la difesa andando a diradare le nubi di apparenza che impediscono talvolta al giudicante di scorgere la verità. E allora la domanda è: quando si realizza il reato di maltrattamenti in famiglia? In altre parole, 1. Il narrato del coniuge che asserisce di essere stato maltrattato. 2. La produzione di un certificato medico da cui si evince una prognosi di 7 giorni. 3. L'esibizione di fotografie dove è effigiata la persona offesa con l'occhio nero. Insomma, tutti questi elementi possono dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, una patita condotta maltrattante? Ovvio che sì, ma la difesa deve cercare di dimostrare la verità alternativa a quella prospettata dalla pubblica accusa. Secondo una recente ed autorevole sentenza della Corte di Cassazione, la sentenza numero 5258 del 2016, non sussiste il reato di maltrattamenti in famiglia quando manca lo stato di soggezione della vittima. Stato di soggezione della vittima. Cosa significa? Significa uno stato di asservimento della vittima al suo carnefice, una sorta di riduzione in schiavitù. Pensiamo ad esempio al caso della donna che viene picchiata, offesa, umiliata e accetta tutto questo in quanto, non avendo lavoro e vita sociale, rimane, volente o nolente, impigliata nella tela del ragno. Cosicché preferisce accettare questa vita e non osa ribellarsi al marito, padre, padrone. Il discorso invece cambia quando manca l'atteggiamento di passiva soggezione della vittima, la quale mostra una capacità reattiva tale da far intendere, dice la Cassazione, che non esiste un sistematico asservimento. In tal senso, posso portare l'esempio di un mio assistito accusato del reato di maltrattamenti in famiglia. In questo caso abbiamo dimostrato in giudizio che nel periodo in cui era in corso la separazione giudiziale e i due coniugi ancora convivevano, perché il coniuge maschio non voleva abbandonare il focolaio domestico, non vi era una soggezione della donna nei confronti del marito, bensì sussisteva un rapporto paritetico nell'ambito del quale i due
durante i litigi si offendevano e si malmenavano a vicenda. Edulcoro, altrimenti sarei troppo volgare. Lei provocava dandogli dell'impotente. Lui la offendeva dandogli della donna dai facili costumi. Lei prendeva il televisore e glielo voleva spaccare in testa. Lui a quel punto la strattonava buttandola per terra. Come vedete, non vi è soggezione della donna nei confronti dell'uomo, ma un meccanismo di azione e reazione costituito da offese e percosse. Tutto ciò escluderebbe il reato in parola. Compito del difensore dunque sarà quello di dimostrare l'assenza di soggezione della presunta persona offesa al fine di provare che il reato non sussiste. Bene, se ti è piaciuto questo video, lascia un tuo mi piace e iscriviti al canale. Sarai sempre aggiornato sull'uscita dei miei video. Se desideri affidarmi il tuo caso giudiziario, allora chiamami e sarò pronto ad ascoltarti e ad aiutarti. Perché io sono Francesco D'Andrea e sono dalla tua parte.